La salute è il bene più prezioso che abbiamo. Ben ritrovati a Spazio Salute, la nostra trasmissione che oggi in questa puntata si occuperà del problema delle liste d'attesa e della mobilità passiva e di come la ASL di Teramo sta lavorando, sta intervenendo per rispondere al meglio alle richieste dei cittadini e per recuperare anche l'impatto negativo dovuto al Covid che durante il lockdown in particolare ha determinato di fatto l'interruzione delle prestazioni sanitarie, anche ad esempio per quanto riguarda gli screening per le patologie oncologiche. Dunque ci occuperemo di tutti questi argomenti con i nostri ospiti che passo subito a presentarvi. Con me in studio intanto il direttore sanitario della ASL di Teramo, il dottor Maurizio Brucchi. Buonasera. Buonasera. Poi c'è con noi anche il referente per quanto riguarda le liste d'attesa della ASL di Teramo, Gianni Di Giacomantonio. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Buonasera. E in collegamento abbiamo il dottor Massimiliano Foschi, che è responsabile degli obiettivi di salute e screening della ASL di Teramo. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, con i nostri ospiti tracceremo un po' questo quadro di come la ASL sta lavorando su questo fronte, no, direttore, quello delle liste d'attesa che... Insomma, per i cittadini è un po' un tema sempre molto caldo, no? Anche immagino per i feedback che avete voi in azienda. Intanto, che situazione c'è attualmente riguardo alle liste d'attesa nella ASL di Teramo? Diciamo che noi da un anno e mezzo a questa parte abbiamo cambiato un po' strategia. Le liste d'attesa sono un problema della ASL di Teramo, così come sono un problema della Regione Abruzzo, ma così come è un problema a livello nazionale, quindi non c'è una grossa differenza. Tra l'altro, poi lo vedremo da alcuni dati, l'ASL di Teramo è quella che in qualche modo riesce a dare le giuste risposte ai cittadini. È chiaro che capita purtroppo qualche volta che quando un cittadino va a prenotare un esame, in particolare per esempio un'ecografia dell'addome, se non ha una classe di priorità, cioè se il medico di famiglia non dice se è urgente o meno, tanto per intenderci, è possibile che passino diversi mesi e su questo stiamo lavorando perché ovviamente non è una cosa accettabile. Dipende, no, le cause sono diverse, poi magari le vedremo. Sì. Quindi noi diciamo che in questo momento su tutte quelle che sono le prestazioni, chiamiamole urgenti, che poi possono essere a 3 giorni, a 10 giorni o a 30-60 giorni, riusciamo a dare le risposte in tempi giusti nei tempi previsti. Sulle P, che sono quelle che non hanno una classe di priorità, e quindi diciamo che dovremmo dare entro 120 giorni, andiamo un po' lunghi, però da qualche anno, da qualche mese, da un anno e mezzo, in particolare da quando il dottor Di Giacomantonio è venuto a ricoprire questo incarico in azienda, abbiamo un po' invertito la rotta, cioè che facciamo? Noi abbiamo messo in campo un'attività che riguarda la presa in carico del paziente, cioè se oggi il paziente va al CUP e va a prenotare un esame, un'ecografia dell'addome, è possibile che noi la prima data utile sia oltre i 120 giorni. Sì. Però è vero pure che l'operatore dice alla paziente: guardi, non si preoccupi, perché intanto questo è un primo appuntamento, poi noi la prendiamo in carico, che vuol dire la mettiamo in una sorta di lista di attesa. Nel frattempo cerchiamo di reperire nuovi posti attraverso un'attività che si chiama recall, cioè che vuol dire... Non tutti quelli che si prenotano poi vanno a fare l'esame. Quindi noi nei giorni precedenti iniziamo attraverso un meccanismo con del personale dedicato a fare questa attività di recall, cioè a richiamare le persone e a ricordare che c'è quell'appuntamento. E nel caso in cui uno l'esame l'abbia già fatto oppure non può più venire, noi recuperiamo quella prestazione. Sì. E là così siamo in grado di dare anche la risposta alla signora che attendeva da più tempo. Questo è un primo meccanismo, non è l'unico, perché ne abbiamo messi in campo diversi, e questo ci permette di dare quasi sempre, perché poi purtroppo qualche volta qualche situazione che sfugge c'è, però quasi sempre le risposte giuste nei tempi giusti. Sì. Volevo chiedere, prima di passare la parola anche a Gianni Di Giacomantonio, i due concetti, liste d'attesa e mobilità passiva, no? Sono insomma, strettamente correlati tra loro? Sì, sono correlati, insomma la mobilità passiva, l'ASL di Teramo paga una mobilità passiva piuttosto importante, devo dire che anche la Regione Abruzzo ha una mobilità passiva piuttosto alta, noi diciamo che contribuiamo in maniera importante, il nostro problema fondamentalmente è uno, innanzitutto il fatto di essere vicino alle Marche e in particolare ad alcune case di cura che sono subito a di là del Tronto. La soluzione si potrebbe trovare e sarebbe anche immediata attraverso i cosiddetti accordi di confine, cioè la Regione Abruzzo e la Regione Marche dovrebbero trovare una strategia per cui non è che tutto quello che, diciamo, tutta la patologia o gli esami richiesti possano tranquillamente andare al di là del Tronto e trovare risposta. Ci vuole un accordo che limiti o che regoli, regolamenti questo passaggio. Purtroppo l'Abruzzo è disponibile, la Regione Marche non è disponibile a fare l'accordo di confine e quindi noi stiamo intervenendo e siamo intervenuti attraverso diversi modi. È chiaro che se tu generi una lista di attesa per una tipologia di intervento, per esempio per un'ernia, è normale che il paziente, dopo che ha aspettato un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, trova al di là del confine, magari con un suggeritore che c'è quasi sempre chi suggerisce, e magari va al di là del confine e si va ad operare, perché tra l'altro la mobilità passiva, la di Teramo ce l'ha per patologie se vogliamo banali, ce l'ha per le ernie, ce l'ha per le colecisti, per la calcolosi della colecisti, ce l'ha per le varici, le varici agli arti, però non su patologie importanti dove invece, quindi siccome questo è una... è qualcosa che si può risolvere, lo stiamo affrontando e abbiamo già messo in campo diverse soluzioni. Perfetto, allora intanto per tornare allora sulle liste d'attesa, dottor Di Giacomantonio, l'ASL ha anche predisposto quindi un piano, no, per far fronte a questa problematica, ci illustri un pochettino quindi lo stato dell'arte, no, della situazione. Allora, noi già nel 2021 abbiamo approvato il nuovo piano attuativo aziendale che fissa tutta una serie di misure. È evidente che, come scrisse un suo collega in un articolo di un quotidiano locale, abbiamo cercato di attivare tutte le misure, lui usò la locuzione stanno cercando di raschiare il fondo del barile. In realtà il direttore sanitario, che è anche RUA, quindi responsabile unico aziendale delle liste d'attesa, e la stessa direzione aziendale ha posto il problema delle liste d'attesa al centro della gestione dell'azienda sanitaria di Teramo. Tanto su questo il direttore già, il dottor Di Giosia, ci tiene particolarmente e ci ha dato come obiettivo proprio quello di risolvere, non dico di risolvere, ma comunque di migliorare il discorso delle liste d'attesa. Quindi è una priorità. Diciamo. È quindi un tema assolutamente centrale, anche perché, devo essere estremamente franco, siamo partiti da una situazione estremamente complicata e questa situazione si è aggravata per via del Covid, che ha portato il differimento dell'esecuzione di tante prestazioni che noi abbiamo brillantemente, in realtà il personale della nostra azienda ha brillantemente recuperato nel corso del 2020 e del 2021 e parlo di circa 40.000 prestazioni. Quindi il numero di prestazioni, diciamo, sospese, accumulate, no, durante il Covid è stato già recuperato? È stato interamente recuperato già nel secondo semestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021. Abbiamo documentato alla Regione Abruzzo questo recupero. Ma nel frattempo chiaramente la pandemia ha creato anche degli effetti secondari, tanto per intenderci, se prima una TAC torace veniva richiesta, non so, da 100 persone al giorno o al mese, adesso viene richiesta da 1000 persone, quindi abbiamo avuto un incremento di domanda. All'incremento di domanda, con tutta una serie di misure, abbiamo cercato di contrapporre un forte incremento d'offerta. Io vorrei dare solo 2 numeri identificativi. 2020 174.000 prestazioni ambulatoriali sanitarie, 2021 232.000, quest'anno la proiezione ci porta a circa 260.000. Quindi è evidente che il nostro impianto produttivo ha risposto in maniera estremamente efficace. È chiaro che c'è molto da fare, c'è ancora molto da impegnarsi, da parte nostra c'è il massimo impegno. Io sono costantemente in contatto col direttore sanitario, che è colui che fa la strategia di gestione del governo delle liste d'attesa, e cerchiamo in tutti i modi di, da una parte, gestire quelle che sono le problematiche quotidiane anche del personale, che io mi permetto così di fare un plauso, perché è evidente la pandemia, l'aumento di produzione che è stata richiesta, perché è chiaro che le difficoltà sono aumentate, hanno comportato uno stress importante. Dall'altro credo che abbiamo raggiunto dei buoni risultati però sono risultati estremamente perfettibili che dobbiamo stabilizzare nel tempo. Poi magari parleremo anche appunto di quali sono le previsioni, insomma, anche per quanto riguarda l'anno in corso, no? 2022. Tra l'altro prima già il direttore faceva riferimento a questa innovazione, no, del servizio recall. Anche qui avete dei dati, no, che volendo dalla regia Pietro Baldassarre ci può anche già mostrare sull'efficacia di questo servizio riguardo appunto alle chiamate che vengono fatte da un call center dedicato, servizio, di fatto, no? Ci sono quante persone che si occupano di questo? Attualmente ci sono circa 10 persone che si occupano di questo servizio. È stato il direttore sanitario a voler varare questo tipo di nuovo servizio. In realtà il servizio esisteva anche precedentemente, è stato potenziato, ma non faceva un'attività sistematica sulle prestazioni. Oggi noi chiamiamo tutti i prenotati delle più importanti prestazioni e ogni giorno recuperiamo 30, 35, 40 slot, noi li chiamiamo slot, ma spazi sono posti, liberi, diciamo. Posti. E tra questi recuperiamo anche prestazioni cosiddette pesanti, risonanze contrasto, ecografie, come diceva il direttore sanitario. Quindi abbiamo un livello di produzione importante che noi monitoriamo costantemente e che poi, i cui dati vengono forniti poi alla direzione strategica per le valutazioni di rito. Però è stato certamente un'innovazione che il direttore sanitario ha voluto fortemente e che sta portando dei frutti. Noi in un anno calcoliamo di recuperare 5.000 prestazioni, che detto così sembra poco, ma avere 5.000 prestazioni in più disponibili ci dà la possibilità di attivare quel meccanismo di presa in carico che in un certo qual modo umanizza anche il rapporto. Insomma. Assolutamente. Poi, direttore, parliamo anche delle innovazioni tecnologiche che sono state introdotte recentemente dalla ASL e che danno anche loro una risposta a queste esigenze. Vorrei andare dal dottor Foschi invece, che abbiamo dunque in collegamento, perché anche la pandemia, come dicevamo prima, insomma, ha inciso anche sugli screening, gli screening che la ASL ha attivato ormai da tempo, e anche lì avete dovuto fare, immagino, una sorta di operazione recupero, no? Di un po' di terreno perso durante questi ultimi anni. Ci dica un po' lei appunto qual è attualmente la situazione e quali sono gli screening attivi. Beh, purtroppo il terreno perso è stato tanto durante gli anni di pandemia, però grazie alla disponibilità della ASL, ma soprattutto alla rinnovata disponibilità degli operatori sanitari, possiamo dire che stiamo recuperando bene il lavoro perso. E questo con orgoglio ci permette di dire che forse siamo capofila in tutto l'Abruzzo per il lavoro recuperato. Per dare alcuni dati, nelle ultime 3 settimane di maggio sono state effettuate circa 450 mammografie, i contatti telefonici presi per la prevenzione del carcinoma del colon sono stati circa 3.500, per il carcinoma dell'utero sono stati circa 400. Stiamo mettendo in campo una serie di azioni che ci permettono di recuperare e soprattutto ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo previsto. Per quello che riguarda il carcinoma del colon abbiamo messo in atto una convenzione con Poste Italiane che ci permette di inviare a casa del paziente la lettera d'invito e il kit per l'esecuzione del test di screening. E il paziente non deve fare altro che recarsi in farmacia e consegnare il tutto e aspettare a casa la risposta. Sono fiducioso e grazie all'attenzione che questa azienda sta dando alla prevenzione, perché ricordo a tutti che lo screening salva la vita, raggiungeremo l'obiettivo previsto e recupereremo tutto il lavoro perso purtroppo a causa della pandemia. Vogliamo ricordare anche quali sono, come dire, i target di popolazione a cui si rivolgono gli screening, sia per quello per il tumore della mammella, tumore alla cervicouterina e tumore al colon retto. Per il carcinoma della mammella la fascia d'età è 50-69 anni e prevede la mammografia, l'esecuzione della mammografia ogni 2 anni. Per il carcinoma della cervice è l'esecuzione del PAP test, una fascia d'età che va dai 25 ai 29 anni. Per il carcinoma del colon è la fascia d'età è 50-69 anni e la visione del sangue occulto nelle feci. Sono test gratuiti? Assolutamente gratuiti. Che viene chiamata appunto a sottoporsi a questi screening. Dottor Brucchi, e soprattutto abbattono le liste d'attesa. Perfetto, certamente, assolutamente. Accennavo prima all'importanza anche, no, dell'azienda di essersi dotata di nuove tecnologie che possono dare risposte anche diverse, forse prima non c'erano, non lo so, comunque che non si riusciva a soddisfare pienamente con appunto l'utilizzo di nuovi macchinari che sono appena, insomma, da poco arrivati, no? Vogliamo ricordare quali esattamente? Questo devo dire che il dottor Di Giosia si è battuto molto, anche dandosi molto da fare per trovare le risorse, e devo dire che l'obiettivo raggiunto è davvero alto, perché noi ci siamo finalmente dotati di una PET. Basta dire che noi prima della PET avevamo una mobilità passiva su questa tecnologia di circa 800.000 euro l'anno. Quindi non avremo più questa mobilità passiva, ma avremo sicuramente una mobilità attiva, perché la PET scelta è una PET di assoluto livello, forse la prima o la seconda in Italia, quindi perché riesce a fare una serie di esami che altri PET non riescono a fare. E in Abruzzo siamo sicuramente gli unici, in Italia credo che soltanto un'altra ASL la PET come... Ad esempio, tipo che per quali esami viene utilizzata? Ma allora, innanzitutto la PET si fa la total body per tutti gli esami per la verifica dell'avanzamento di una malattia, ma riusciamo a fare anche PET in particolari zone dell'organismo con particolari mezzi di contrasto che sono di nicchia, cosa che in altre ASL altre PET non riescono a fare, a partire dall'encefalo per anche di organi molto piccoli. Poi ci siamo dotati di una risonanza magnetica da 3 Tesla, anche questa di elevata tecnologia. Basti pensare che oggi il tumore della prostata non può andare in sala operatoria se prima non ha fatto una risonanza magnetica con la 3 Tesla. E poi di 1,5 punti, quindi inferiore come campo di azione, ma comunque importante, che ci permette anche qui di andare a recuperare tutta una serie di risonanze che ci determinano una mobilità passiva, in particolare sulla colonna vertebrale, in particolare su tutto il muscolo scheletrico e in particolare sul tronco e sull'encefalo. Quindi voglio dire, sono obiettivi ben finalizzati a certe patologie. E poi non c'è, ecco, anche l'attenzione anche agli altri presidi ospedalieri, no? Non solo a Teramo. Assolutamente, a Giulianova la PET c'è, ci sarà anche a Santomero, e ad Arti c'è una nuova TAC che i lavori sono terminati o stanno terminando in queste ore, e anche nel nostro obiettivo anche Arti avrà la sua risonanza. Per cui voglio dire, da un punto di vista diagnostico stiamo notevolmente incrementando quello che è il patrimonio tecnologico, mettendo in campo tecnologie di altissimo livello. Una cosa sulla quale si dovrà lavorare è un po' il rapporto con i medici di famiglia, perché una delle, delle motivazioni, delle cause, una delle cause e delle motivazioni anche delle liste di attesa è quella anche dell'appropriatezza prescrittiva. Sì. Che non sto dicendo che è colpa del medico di famiglia, perché molte volte sono anche proprio gli specialisti che sono inappropriati. Però dobbiamo creare un rapporto nuovo, un nuovo feedback, un nuovo meccanismo di collaborazione, anche perché col PNRR che alle porte, il medico di famiglia riprenderà una posizione assolutamente centrale, tant'è che alla fine di luglio ci sarà un primo incontro con i medici di medicina generale e a settembre ne faremo un altro, proprio per cercare di affinare un po' e di trovare le giuste soluzioni in un atteggiamento assolutamente collaborativo con loro, perché che buona parte dell'attività prescrittiva parte dal medico di medicina generale, e noi non possiamo fare a meno del medico di medicina generale, per cui dobbiamo reinventarci questo rapporto che fino ad oggi probabilmente non è stato molto curato, ma noi con il dottor Di Giosia e il dottor Santarelli abbiamo iniziato anche un nuovo percorso proprio per cercare un nuovo rapporto, e devo dire che questo ci viene riconosciuto. Sempre sulla mobilità, sì. Vorrei dire, poi torniamo al dottor Di Giosia, la Regione Abruzzo, poi magari Gianni Di Giacomantonio sarà più preciso. Il governo ha messo in campo diverse risorse. All'Abruzzo sono toccati 10 milioni di euro e alla nostra ASL 2 milioni e mezzo per il recupero appunto delle liste di attesa da Covid, sì, sia per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali sia per quanto riguarda gli interventi. Quindi noi abbiamo messo in campo, e grazie a uno sforzo pazzesco che stanno facendo i nostri medici, in particolare gli anestesisti, che ce ne sono davvero pochi, e attraverso sedute incentivanti abbiamo cercato di andare a intervenire su quelle patologie dove abbiamo la mobilità passiva più alta, per esempio sulle protesi d'anca e protesi di ginocchio, per esempio sulle patologie cardiache. Recentemente è arrivato un nuovo direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia che sicuramente farà bene sul nostro territorio, è una persona molto competente, così come sulle chemioterapie, ma anche qui abbiamo il nuovo primario, la dottoressa Canita, che sta lavorando bene, cioè per essere, diciamo, stiamo lavorando con obiettivi ben precisi, con target ben definiti, non andiamo, diciamo così, a casaccio, certo, ma sappiamo qual è l'obiettivo, sappiamo come arrivarci, sappiamo come risolvere e abbiamo le risorse a disposizione. Insomma, questo lavoro, come diciamo anche già prima, sta dando i suoi frutti, no? Insomma, si è già, soprattutto per quanto riguarda la fase Covid, no? Ripianato quel passivo che c'era riguardo alle prestazioni saltate. Adesso quali sono i prossimi obiettivi? Insomma, anche per l'anno in corso cosa vi aspettate? Allora, innanzitutto ci aspettiamo, come testé insomma diceva il direttore sanitario, di completare ed eseguire al dettaglio il piano di recupero finanziato dalla Regione Abruzzo, per l'esattezza con 2.570.000 euro, che ci consentirà di recuperare 1.612 interventi chirurgici nelle diverse classi di complessità, 17.000 screening oncologici e nella slide c'è un dato rispetto a quelle già eseguite che sono 3.200, ma in realtà le prestazioni sono 15.125. Il piano di recupero per noi, questo credo che concordi anche il direttore, è stata una manna, perché ci ha consentito di sparare una forza di fuoco che altrimenti insomma, non avremmo avuto a disposizione, e adesso dobbiamo dare prova e contezza della nostra capacità produttiva, quindi cerchiamo di eseguire con conclusione al 31/12 questo importante piano di recupero. Poi chiaramente, come dicevo prima, dovremo stabilizzare i risultati che abbiamo raggiunti, anche perché quando si parla di liste d'attesa, che è un problema globale, direi mondiale, che è presente, tanto per intenderci, anche alla John Hopkins di Baltimora, però è importante confrontarsi con le altre realtà e misurarsi anche con le altre realtà. Ora, i nostri parametri non si discostano molto da altre realtà omologhe. È evidente che vi sono delle situazioni avanzate, ma come abbiamo avuto modo di fornire con le diapositive, poi alla fine, se le vuole, potremmo un po' capire esattamente come stiamo messi su quelle che sono le cosiddette, certo, prestazioni essenziali, certo, o che noi chiamiamo tecnicamente subito traccianti. Abbiamo, sì, appunto, molto... La regia può andare alle ultime diapositive, insomma agli ultimi dati contenuti in queste slide, dove appunto, diciamo, lì c'è un quadro, no? Sì, una fotografia della situazione. In questo caso ho selezionato 5 prestazioni che sono estremamente importanti, se non le più gettonate, le più richieste, cioè la visita cardiologica, la neurologica, l'oncologica, la TAC encefalo, la risonanza encefalo. Come avete, ho calcolato i tempi medi di attesa sulla classe di priorità B, che è una delle più sensibili, delle più importanti. Cioè c'è un medico prescrittore che dice: entro 10 giorni devi eseguire questa prestazione perché ne vale del tuo percorso clinico. Ebbene, come il dato evidenzia, siamo perfettamente allineati. Io ho preso a riferimento l'azienda di Pescara, anzi abbiamo una situazione leggermente evolutiva, ma siamo più che allineati rispetto alla Regione Lazio, alla Regione Molise e addirittura alla Regione Marche, che spesso viene assunta come modello di riferimento. Quindi è evidente, come diceva prima il direttore sanitario, questo non significa che non abbiamo criticità su prestazioni specifiche, sì, però in termini generali sulle prestazioni di maggiore interesse abbiamo dei tempi assolutamente al momento lusinghieri, soprattutto nel breve periodo, le urgenze, sì, le brevi, le differite. Evidentemente sulle prima anche il direttore, ecco, su quelle, esatto, più, diciamo, a lunga scadenza, su quelle stiamo lavorando alla cremente. Tra l'altro sulle P, cioè su quelle a lunga scadenza, abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo fatto una ricognizione di tutti gli ecografi previsti in azienda. Sì. Sono tanti. Alcuni ecografi funzionano bene, alcuni ecografi sono nello studio del direttore dell'unità operativa e funzionano 2 giorni a settimana. Questo non potrà essere per quanto mi riguarda. quell'ecografo verrà messo a disposizione di personale che invece lo fa lavorare 6 giorni su 7, possibilmente mattina e pomeriggio. Perché? Questo ci permetterà di far sì che le ecografie dei pazienti ricoverati vengano, diciamo, come dire, assorbite da questi ecografi all'interno di operative, in modo che le radiologie si potranno occupare solo ed esclusivamente degli esterni. Questo ci permetterà di avere una potenza di fuoco ancora maggiore e di riuscire ad abbattere alcune situazioni, tipo l'ecoaddome, che comunque è un problema, per cercare di stare nei famosi 120 giorni che la norma prevede. È chiaro che anche qui, oggi da ASL di Teramo, tra l'altro è una delle ASL capofila in Abruzzo, ma direi anche oltre confine regionale, sui PDTA, cioè sui percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. Noi ne abbiamo fatti circa 20, quindi che riguardano moltissime patologie. Questo che vuol dire? Che una volta che un paziente ha una patologia, viene preso in carico, a quel punto saremo noi che prenotiamo l'esame per lui, e questo è un aspetto molto importante, perché ci permetterà, quando saranno a regime tutti e 20, adesso ne abbiamo a regime 4, gli altri entreranno a regime in questo secondo semestre, ci permetterà ovviamente anche qui di trovare risposte alle richieste dei cittadini, perché prendendo in carico io il paziente sarò io ASL a prenotargli gli esami. Certo. Chiarissimo. Un ultimo intervento anche da parte del dottor Foschi, no, riguardo agli screening. Allora, abbiamo sentito sia dal direttore sia dal dottor Di Giacomantonio quelli che possono essere in un certo senso gli obiettivi da qui in avanti, soprattutto per quest'anno. Riguardo agli screening c'è insomma un obiettivo particolare, qualcosa che vi prefiggete? Vorrei magari anche sapere qual è effettivamente la risposta della popolazione, no? Anche alle campagne che vengono fatte, agli inviti che vengono fatti, no? A sottoporsi agli screening. Volevo dire una cosa prima che il dottor Foschi intervenga, anche il fatto di aver individuato un'unità operativa ed una figura in particolare del dottor Foschi per gli screening dimostra, perché prima, diciamo, gli screening li seguivo io, ma io faccio il direttore, non posso seguire tutto, mentre il dottor Foschi, che ha una grande competenza, diciamo, questa sensibilità, diciamo, dimostrata di trovare una figura dedicata, un'opera dedicata, dimostra quanto ci teniamo alla prevenzione. Dottor Foschi. L'obiettivo, diciamo che gli esami eseguiti sono già una buona risposta, perché se la gente risponde alla chiamata significa che è stata abbastanza sensibilizzata. Secondo me l'obiettivo principale, come diceva prima il dottor Brucchi, è coinvolgere i medici di famiglia, perché loro sono, diciamo, le sentinelle sul territorio e solo loro possono aiutarci ancora di più a sensibilizzare la gente a sottoporsi agli esami di screening. Io approfitto di questa trasmissione per ribadire un concetto, che tutti gli operatori che rispondono al telefono sono dipendenti della ASL. Ripeto il numero di telefono, il numero verde, dove tutti possono chiamare e chiedere informazioni utili. È un numero dove si risponde da lunedì a venerdì dalle 8 alle 21 di sera e il sabato e i prefestivi fino alle 17, 821 0002, perché la prevenzione salva la vita. E oggi l'obiettivo è quello, come dicevo, di coinvolgere il più possibile i medici di medicina generale, perché loro possono aiutarci a sensibilizzare le persone. Sono, diciamo così, il primo riferimento per i cittadini, per gli utenti a cui si fa, appunto, a cui si chiedono spesso anche consigli ed altro. Bene, allora noi siamo praticamente giunti al termine del nostro spazio, non so, vogliamo chiudere con un concetto finale, un messaggio da rivolgere ai nostri telespettatori su questi temi che abbiamo trattato? Il messaggio è questo, che noi, diciamo, la ASL, l'azienda, sulle specifiche indicazioni del direttore generale Di Giosia, sta lavorando molto sulle liste attese e sulla mobilità passiva, perché anche la Regione ci monitora, così come anche sulla produttività dell'azienda, che è importante. In questi giorni stiamo discutendo il budget con le varie unità operative e ogni unità operativa ha, per scelta precisa da parte del sottoscritto, un obiettivo legato alle liste di attesa o alla mobilità, cosa che in passato non succedeva. Per cui quel direttore di unità operativa dovrà rispondere alla fine dell'anno se ha raggiunto o meno l'obiettivo che noi gli abbiamo dato. Dovrà lavorare sui numeri, insomma. Poi per il resto, insomma, si fa il massimo, è chiaro che tutto non si riesce, non sempre riusciamo a dare le giuste risposte, però quello che voglio dire è che ci stiamo lavorando e se qualche volta le cose non vanno come noi pensiamo ce ne scusiamo anticipatamente. Benissimo, allora siamo davvero in chiusura. Io ringrazio i miei ospiti, il dottor Maurizio Brucchi, direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Gianni Di Giacomantonio, referente per le liste d'attesa dell'ASL, grazie, e collegato, è stato con noi in collegamento, il dottor Massimiliano Foschi, responsabile degli obiettivi di salute e degli screening dell'ASL di Teramo. Arrivederci, grazie dottore. Grazie dunque nuovamente a tutti voi, grazie in regia a Pietro Baldassarre, a voi che ci avete seguito da casa. Spazio Salute tornerà ancora la prossima settimana. Arrivederci.